Questa mattina a Roma i funerali di Giuliano Gemma e la scomparsa dell'attore è stata ricordata anche in una mostra dedicata al cinema western inaugurata a Milano. Appena saputo della sua morte, subito hanno cercato tra gli 80.000 manifesti del museo. Ne hanno trovati tanti, inclusi quelli in cui si faceva chiamare Montgomery Wood. Così a Milano nasce l'omaggio immediato a Giuliano Gemma, con la mostra al Museo del Manifesto Cinematografico. Anche se il western all'italiana ad avergli regalato la notorietà, l'esposizione, fino al 30 ottobre, negli spazi di Via Gluck, rivela le due anime di Gemma attore. Quella western, dei spaghetti western, che è la più conosciuta, però anche quella di un attore comunque impegnato che ha partecipato a capolavori come Il prefetto di ferro o Il deserto dei tartari. Si intitola Ciao Ringo, a ricordare comunque il personaggio che lo rese famoso e il genere, gli spaghetti western, che da essere considerati brutta copia finirono per diventare modello per Hollywood. Il western all'italiana da subito è molto più crudo, molto più verosimile, perché finalmente le strade sono fangose, melmose, le pistole, i Winchester che sparano proiettili 44 e 40 sparano e fanno buchi grandi come crateri. Parola di un esperto dell'arte di Far West, autore con Domenico Rizzi de I Cavalieri del West. Gli spaghetti western sono per lo più personaggi immaginari. Qui dentro ci sono i vari Toro Seduto, Buffalo Bill, Custer, eccetera. E vengono smascherate le falsità di come la storia fosse andata in una certa maniera e Hollywood abbia manipolato successivamente invece la storia. Un viaggio a cavallo tra l'autentico West e quello della finzione cinematografica che attinge alla leggenda.